Amici di Onda Libera TV, siamo a Saltara, nel Museo del Balì, dove è in corso un'iniziativa organizzata dal Comune di Saltara sull'alimentazione. È qui con noi il professor Berrino, un'autentica autorità della materia, è già direttore del centro di prevenzione presso l'Istituto dei Tumori di Milano, e al quale poniamo delle domande d'obbligo. Sembra che la medicina si stia aprendo a questi nuovi concetti di alimentazione come prevenzione? Ma ci sono molte novità, nel senso che le conoscenze scientifiche sono aumentate tantissimo e la medicina faticosamente si sta aprendo alla prevenzione alimentare. Ma una cosa molto importante che sarà di pubblicazione imminente è la nuova edizione del codice europeo per la prevenzione dei tumori, che contiene delle indicazioni alimentari molto molto precise e molto importanti, e contiene per esempio la raccomandazione di mangiare quotidianamente cereali non industrialmente raffinati, cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Contiene la raccomandazione di evitare le bevande zuccherate, che è una cosa molto molto importante per prevenire l'obesità, in particolare l'obesità dei bambini, che poi si traduce nell'obesità degli adulti. Di evitare le carni conservate, che sono molto associate all'insorgenza dei tumori dell'apparato digerente, dell'intestino e dello stomaco, e di limitare le carni rosse. Le carni sono associate a questi tumori perché sono molto ricche di ferro, e il ferro facilita la produzione, la sintesi di sostanze cancerogene nell'intestino. E raccomanda infine di limitare i cibi ad alta densità calorica, cioè i cibi ricchi di grassi e di zucchero. E i cibi ricchi di grassi e di zucchero sono gran parte dei cibi che vengono pubblicizzati dall'industria alimentare in televisione. La formalizzazione di queste raccomandazioni, che erano già presenti nel mondo della ricerca, ma che adesso sono state formalizzate dalla Comunità Europea attraverso un gruppo di lavoro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, io credo che aiuterà ad aumentare la coscienza di come si è deteriorata la nostra alimentazione e di come questa l'alimentazione di oggi favorisce l'insorgenza delle malattie croniche. Bene, ci sono degli ostacoli nella divulgazione di queste nuove logiche di alimentazione, e quali sono, se ci sono, quali sono questi ostacoli? Ma oggi ci sono effettivamente degli ostacoli, nel senso che sono delle raccomandazioni che vanno un po' contro l'interesse di gran parte, non tutta, ma di gran parte dell'industria alimentare, e con cui si dovrà trovare un accordo perché l'industria trovi il suo interesse, il suo guadagno nel proporre delle cose sane da mangiare, non è che l'industria proponga delle cose che fanno male, che siano tossiche, no? Ma che fanno male nell'abitudinarietà, nella quotidianità, nel lungo periodo. E quindi che l'industria trovi un interesse a produrre e a pubblicizzare degli alimenti che contribuiscano alla salute della popolazione. Ma l'altro grande ostacolo è ancora nell'ambiente medico, in realtà, perché i medici oggi non sanno più di alimentazione, di fatto non la studiano a scuola, non è più prevista nei programmi scolastici, e per cui hanno difficoltà ad accettare che siano così importanti delle raccomandazioni preventive come quelle sull'alimentazione. Questi sono i due ostacoli principali. Poi c'è un terzo ostacolo, che è quello delle abitudini della popolazione, che sono cambiate, evidentemente sono cambiate per influenza della grande rivoluzione industriale. Cambiare abitudini è sempre una cosa difficile. Puoi farlo a livello di massa è ancora più difficile. Grazie professore. Amici di Onda Libera, un saluto.